Buongiorno, benvenuti alla prima puntata di Pensieri a Mollo. Perché pensieri a mollo? Intanto da bravi genovesi tutto quello che è a mollo, tutto quello che dondola, galleggia, tutto quello che non è su un pavimento fisso, aiuta a star bene, a pensare bene, a stare rilassati, a sentirsi a proprio agio, per cui c'è l'idea proprio di essere a proprio agio. Qui è uno spazio in cui io sono a mio agio e dovresti esserlo anche tu. E poi perché a mollo anche i pensieri, come tante altre cose, diventano più morbidi, diventano meno secchi, meno asciutti, diventano più facilmente masticabili, comprensibili, più facile dividerli. E così questa è un po' l'esperienza di questa avventura dei pensieri a mollo, di cui per un certo tempo condivideremo gli spazi e condivideremo il tempo. E quali sono, diciamo, le idee di base dei pensieri a mollo? Ma cominciamo con una idea di base. Non penso di avere ragione. Non penso di avere ragione. Per questo che penso di poter star qua e chiacchierare con te di questi argomenti. Non perché ci sia bisogno dell'ennesima trasmissione con qualcuno che sta lì, è seduto, insegna, spiega le cose, e chi non è d'accordo con lui sbaglia. Non credo che ce ne sia bisogno, proprio per niente. Ecco perché pensieri a mollo non è per niente così, a parte il fatto che sono effettivamente seduto. A parte questo, quello che mi piacerebbe è presentare un modo di vedere le cose, sempre sotto il cappello della mia convinzione di non avere completamente ragione, e nel momento in cui dici che non hai completamente ragione, automaticamente dici che hai in parte ragione e quindi in parte torto. E nella parte in cui io ho torto, che è indiscutibile, anche se io non me ne accorgo, c'è, si posiziona tutto il pensiero di quelli che non sono d'accordo con me, che non mi offendono assolutamente, non mi offendo assolutamente. E se non sei assolutamente d'accordo con me, mi interessa assolutamente sapere perché, come mai. Non devi cambiare idea. Non devi cambiare idea. Non devi diventare della mia opinione per andare bene. Probabilmente vai già bene, ma anzi, magari meglio di me. E quindi questo non è assolutamente un problema. La parola di Dio ci presenta la verità. Qual è la verità? Beh, per esempio, il fatto che Gesù sia morto per i miei peccati, il fatto che se io credo in Gesù la mia vita è salvata, la mia vita cambia sulla terra e in futuro sarò nell'eternità con Lui. Queste sono, questa è la verità con la V maiuscola. Da questa verità con la V maiuscola e da tantissime altre cose che il nostro Dio dice nella sua parola, che è a nostra disposizione, scaturiscono altre verità sulle quali spesso si può avere un punto di vista diverso. Dai, lo si può avere, succede continuamente, no? È per quello che esiste quella denominazione, quel modo di fare, ok? E molto spesso ci si concentra sul come mai quelli là hanno torto e noi abbiamo ragione. Ecco, va bene, può darsi, può darsi. Quello che mi interessa tantissimo è proprio invece tenere davanti a noi queste varie idee, e pur essendocene una che preferisco, una a cui sono abituato, una che amo pensare che è vera per questa ragione, ok? Non posso dimenticare che la parola di Dio mi dice che vedo le cose come in uno specchio, in un modo confuso, che conosco in parte. È così, ok? E nel momento in cui non tengo più conto di queste variabili, inganno un po' me stesso, ok? E creo un disagio, creo una dissintonia che poi si sente nel corpo di Cristo, no? Perché ecco, io ho ragione, voi no,
lui ha ragione, l'altro no. Ecco, non penso che sia l'approccio migliore, ma come ho detto, non penso neanche di avere completamente ragione, quindi ci sta tutto quello che è in mezzo. Per cui, ancora benvenuti e vediamo cosa succede in questo tempo che vivremo insieme. Mi auguro che potremo chiacchierare e se non saremo d'accordo sarà bellissimo, sarà molto istruttivo, ci aiuterà a masticare quei bocconi spessi, sodi di cui parla la parola di Dio, ci aiuterà a fare l'esercizio di andare d'accordo anche con quelli con cui non siamo d'accordo, che è un bellissimo esercizio che migliora la nostra testimonianza, la nostra vita di famiglia, di chiesa e tutte queste altre belle cose qua.